ore di lavoro per i vigili del fuoco di Cuneo nel comune di Morozzo, intervento difficoltoso e fumo propagato in diverse aree. Corso Giolitti, una delle aree più difficili del capoluogo della Granda, interventi previsti in tema di sicurezza. Calcio, Argentina, campione del mondo, i festeggiamenti si sono svolti anche a Cuneo. Volley Cuneo, fine settimana di sconfitte per la Cuneo Granda Volley e la BAM Acqua San Bernardo. Ben ritrovati per una nuova edizione del telegiornale di Telegranda. Apriamo con la cronaca, operazioni di messa in sicurezza da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Cuneo e Morozzo, impegnate nelle scorse ore nell'incendio di un magazzino adiacente al consorzio socioassistenziale del Cuneese in Borgo San Giuseppe. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata verso le 5:30, il rogo è divampato al piano seminterrato di una porzione di edificio che ospita uffici e altri locali al momento dismessi. I vigili del fuoco sono intervenuti con 5 mezzi e sono intervenuti sul posto con i carabinieri per i rilievi del caso. L'intervento è risultato particolarmente difficoltoso, il fumo si è diffuso in diverse aree, ma non risultano fortunatamente persone coinvolte. E torniamo ad occuparci in questa edizione del tema della sicurezza in Corso Giolitti a Cuneo, una delle aree più difficili del capoluogo della Granda. Nelle scorse ore Fratelli d'Italia ha organizzato un incontro con residenti e commercianti per illustrare le possibili soluzioni ai problemi della zona. Sentiamo. Una presenza importante oggi di Fratelli d'Italia in Corso Giolitti per denunciare questo stato di degrado di uno dei corsi che poi in fondo nel passato erano corsi importanti della nostra città. Sì, Corso Giolitti era considerata forse la zona più bella di Cuneo una 30 o 40 anni fa. Adesso è precipitata in un degrado e un'incuria da parte dell'amministrazione anche comunale che ha trasformato questo quartiere in un quartiere frequentato da personaggi non meglio identificati con un degrado del patrimonio immobiliare. Infatti noi pensiamo molto ai poveri proprietari di questi alloggi. Noi come Fratelli d'Italia anni che ci battiamo all'interno del Consiglio Comunale per cercare di trovare delle soluzioni permanenti a questo degrado tramite interpellanze e ordine del giorno, anche perché la cittadinanza che ci chiede questo, perché non si può più un giorno sì anche l'altro assistere a risse comunque a degrado, a spaccio. Adesso anche grazie soprattutto ai nostri interventi qualcosa è migliorato, c'è un presidio maggiore delle forze dell'ordine, è stato aperto anche un ufficio della polizia locale e tutto questo fa sì che comunque i cittadini si sentano un po' più tranquilli anche se ci sono ancora tante cose da fare. Stiamo portando avanti diverse battaglie che continueremo a portare avanti, maggior presidio, abbiamo comunque visto che continuiamo a ringraziare le forze dell'ordine per il costante lavoro che continuano a fare, maggior però sicurezza è necessaria in queste zone, un maggior presidio anche da parte della polizia locale con la sezione appunto con l'ufficio qua in Corso Giolitti, chiusura dei bazar alle 21 proprio per non permettere a quei soggetti dediti all'utilizzo di sostanze alcoliche di continuare a utilizzare queste sostanze bere e poter andare in giro, scorrazzare in giro senza controlli facendo anche del male, perché poi abbiamo visto, i dati parlano, la situazione è rischiosa, i residenti hanno paura di uscire la sera non accompagnati e adesso la situazione sta peggiorando, i residenti hanno paura di uscire anche di giorno. Questo malessere che c'è qui si sta allargando in tutta la città, al parco Monviso, lì sul corso Monviso. Di sera e pomeriggio ci sono i nonnini che giocano le bocce e le carte quando fa caldo, adesso no, e di sera c'è lo spaccio. Parliamo dell'ultimo, Parco Parri, la parte più alta ormai è diventato, io la chiamo il mercato della droga leggera, perché qui c'è la droga pesante e là c'è la droga leggera. Poi andiamo in via Lorenzo Bertano, la stessa dove c'è la piazzetta, andiamo ai giardini del Parco della Resistenza e siamo di nuovo lì, andiamo al vecchio
diciamo giardini Fresia, no? I vecchi giardini Fresia, anche lì in mezzo ai cespugli e tutto. Poi attraversiamo di là su Corso Dante, addirittura ho messo le tende, che dico che cosa dobbiamo fare. Io sono molto preoccupato per la nostra città, perché continuiamo a dire che Cuneo è bella, io sono convinto, io ci sono nato, io sono innamorato di Cuneo, ho fatto la lista, l'ho chiamata Sì, amo Cuneo, che non è siamo Cuneo, sì, amo Cuneo, perché io gli voglio bene, ho vissuto 72 anni e voglio continuare a vivere. È mancato nelle scorse ore il cardinal Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino, si è spento a Moncaglieri all'età di 89 anni. Triste lutto nel mondo della diocesi di Torino, di cui anche Bra e altri comuni della Granda fanno parte. Originario di Salgareda in provincia di Treviso, si trasferì qualche anno più tardi con la famiglia in Piemonte, venne ordinato nella diocesi di Casale Monferrato e ricevette la nomina di vescovo di Fossano da Giovanni Paolo II nel 1980. Il 19 giugno del 1999 lo stesso Papa lo nomina arcivescovo metropolitano di Torino, nel 2010 tuttavia rinuncia all'incarico da arcivescovo per motivi di età, lasciando il testimone a Cesare Nosiglia. Ha trascorso gli ultimi anni come arcivescovo emerito a Testona. E si è tenuta in provincia la presentazione del programma di cooperazione Italia-Francia Interreg Alcotra 2021-2027. Vediamo nel prossimo servizio che cosa prevede. Alcotra è uno dei programmi europei di cooperazione transfrontaliera che intende rafforzare la coesione tra i territori francesi e quelli italiani. Dopo l'evento di lancio del programma avvenuto a Courmayeur a Chamonix a fine novembre, a Cuneo si è svolta nelle scorse ore la presentazione locale promossa dalla provincia. In totale sono oltre 182 milioni disponibili sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2021-2027. I partner del programma di cooperazione Italia-Francia Interreg Alcotra 2021-2027 sono gli stati membri di Francia e d'Italia, le regioni Val d'Aosta, Piemonte e Liguria, la città metropolitana di Torino, oltre alle province di Cuneo e Imperia per quanto riguarda il nostro paese. Alcuni obiettivi di Alcotra 21-27 sono ridinamizzare l'economia, rispondere alle sfide ambientali e alle conseguenze della crisi sanitaria, oltre a sperimentare nuove forme di cooperazione territoriale e superare gli ostacoli transfrontalieri. Beneficiari dei fondi sono le amministrazioni pubbliche, l'università, i centri di ricerca, i parchi naturali, le camere di commercio, i cluster di innovazione e i settori commerciali. Per il nuovo programma saranno finanziati microprogetti per sostenere nuovi tipi di beneficiari che realizzano progetti di cooperazione su scala ridotta, compresi tra 25.000 e 75.000 euro con procedure e monitoraggio semplificati. Nel corso della presentazione cuneese sono state illustrate la cooperazione transfrontaliera attraverso le diverse programmazioni Alcotra, il programma Alcotra 2014-2020 in Granda e alcuni esempi di buone pratiche di cooperazione sul nostro territorio. Parliamo di ambiente. Con la sottoscrizione della nuova convenzione di gestione, il parco fluviale Gesso e Stura si amplia ufficialmente anche al comune di Fossano, arrivando a comprendere 14 comuni. La firma ufficiale da parte di tutti i sindaci del comune del parco è avvenuta nel corso della tradizionale assemblea di fine anno, tenutasi nei giorni scorsi nei nuovi locali della Casa del Fiume, da poco inaugurati. Con la legge regionale 11 del 2019, il parco è arrivato ad estendersi da Rittà a Fossano su 5.510 ettari di superficie totale, di cui 1.043 ettari di parco naturale lungo 70 km di fiume. Il parco si arricchisce così di specie e habitat naturali con le sue 352 specie animali censite, di cui molte di grande pregio e valore conservazionistico e per questo inserite in direttiva Habitat, un provvedimento del Ministero volto a salvaguardare la biodiversità e proteggere le specie più rare. Con i suoi 60 km di percorsi ciclonaturalistici e migliaia di ragazzi che visitano il parco ogni anno per attività didattiche oppure laboratori, il parco arriva ora a rivolgersi ad un bacino ancora più ampio di fruitori. Ci spostiamo adesso a Racconigi, dove nel fine settimana appena trascorso è andata in scena Bandanza nella splendida cornice della SOMS, luogo ricco di eventi musicali ad interesse anche culturale. Vediamo. L'avevamo anticipato, dicembre è un mese davvero ricco e vivace nel comune di Racconigi, oggi c'è Bandanza.
Sì, oggi abbiamo Baldanza, beh, la banda è uno dei tasselli fondamentali della nostra vita, la Conigese. Stamattina l'abbiamo vista per le vie, tutti vestiti da Babbo Natale per le vie della città, molto bello, e oggi ci abbiamo Baldanza, ma non si ferma qui l'attività della Conigese, noi abbiamo tante attività che continuano. Il venerdì prossimo avremo anche il concerto di Natale sempre qui della SOMS con la Corale delle Verne, una corale polifonica molto interessante, vale la pena, veniteci a trovare. Qui abbiamo una mostra in questo momento di fotografica, insomma la struttura SOMS ha una vivacità continua, quindi vi invito davvero a seguire sia Progetto Cantoreggi che SOMS proprio per essere aggiornati sulle date, sugli eventi. Ieri sera abbiamo avuto Medea, uno spettacolo bellissimo, la sera precedente abbiamo visto il gigante è una produzione di Progetto Cantoreggi, vi invito a seguirlo, quando lo rivedrete è molto bello. Diciamo che, come dico sempre, abbiamo una città molto vivace da questo punto di vista. Esatto, è stata anche attrezzata, come abbiamo detto, con la nuova area mercatale, con la SOMS e con tanti altri punti interessanti di ritrovo che vengono animati poi dai volontari. In piazza adesso c'è anche la Croce Rossa, quindi tutti uniti, sia diciamo gli addetti ai lavori che i cittadini, che rispondono bene ai vostri eventi. Sì, rispondono molto bene, ecco, oggi abbiamo un via vai di situazioni, Natale porta questo, è anche bello per questo, devo dire che noi però lo scadenziamo tutto l'anno. Infatti volevo ricordare che nella nostra Pinacoteca Civica continua la mostra dedicata a Moira Franco, ieri c'è stato un bellissimo incontro, dibattito con Freddo Valla, questo famoso regista che insomma anche ritratto da Moira, quindi è stato un dialogo molto molto interessante. Vi invito davvero, se non avete ancora avuto occasione di vedere questa mostra in Pinacoteca, di andarla a vedere, perché ne vale assolutamente la pena. Per noi è un po' come la laurea, il saggio finale, ma oggi gli ho dato un'occhiata, siamo come i gatti, 44, e quindi è un bel numero, ma è che abbiamo tanti amici, però comunque 44 insieme è un bel numero. È un bellissimo traguardo, e tra l'altro avete anche tanti giovani che si occuperanno dell'apertura di questo concerto. Beh, vedrete, io ho visto prima, è una sorpresa, comunque bravi. Poi ci sono le bandanze, come avete visto, le vedrete, è il primo nucleo delle cheerleader, come o maggiorette, come si vuol dire, che spero che crescano, così che possiamo anche prendere degli appuntamenti, magari non solo più processioni, ma anche qualche bella sfilata, qualche bella sagra. Insomma. Esatto, infatti il messaggio importante di oggi è non soltanto invitare i giovani a partecipare alla banda, ma anche che la banda può essere molto vivace e far parte veramente attiva di tante attività all'interno della città. Voi avete questi giovani che tra l'altro in gran parte avete cresciuto voi, perché hanno iniziato qui piccolissimi. Ah, sì, era piccolissimo, il più alto che abbiamo suonava accanto a me rullante, era piccolissimo proprio in tutti i sensi, adesso è molto bravo, lui, Valerio, Paolo, cioè, non fatemi dire i nomi perché sono tutti bravi. Va bene, allora grazie, buon concerto e tanti auguri, facci gli auguri di Natale e buon anno per tutti i telespettatori. Auguri a tutti, a voi di Telegranda, grazie per essere sempre vicini alla banda e alle realtà locali, grazie e auguroni. E proprio i giovani musicisti sono stati i protagonisti dell'apertura del concerto della banda musicale Città di Racconigi. Hanno unito musica e teatro in una creazione stellare. Scopriamo di cosa si tratta. Quest'anno il concerto della banda musicale Città di Racconigi si apre in modo un pochino diverso, e cioè con l'apertura dedicata ai membri più giovani della banda, vero? Sì, esatto. Quest'anno noi giovani della banda musicale di Racconigi abbiamo deciso di fare un esperimento e aprire il concerto con una piccola scenetta comica a tema Star Wars. Chi è che si è occupato di creare proprio il tutto? Chi è il regista? In realtà non c'è un vero e proprio regista, l'idea è nata un sabato mattina in cui eravamo io, Tommaso il trombettista e Francesca la chitarrista in sala prove a provare per divertirci. Ci è venuta appunto questa ispirazione di provare a creare un qualcosa di divertente e che potesse aprire il concerto di Natale della nostra banda. Perciò abbiamo subito contattato altri nostri due amici, che sono i due attori che abbiamo visto nella scenetta,
E loro hanno risposto in maniera felice ed entusiasta, chiedendoci appunto di farlo di Star Wars, dato che c'erano già i costumi di Star Wars, visto che tutto ciò è stato pensato poco tempo fa, abbiamo avuto poco tempo per approfondire una preparazione adeguata. Dopodiché ci siamo messi io e Tommaso a arrangiare questa fantasia dei brani più celebri di John Williams, in modo da far combaciare perfettamente il copione scritto dagli attori col nostro aiuto al sonoro che noi abbiamo portato. Tu sei uno dei più ancora giovani della banda, ma in realtà sei anche quello che ci è entrato tanti anni fa, nonostante appunto la tua giovane età. Che messaggio possiamo dare a chi vuole provare a far parte di una banda musicale oggi? Allora, sicuramente posso dire che è un'esperienza positiva, formativa, si trova un ambiente familiare, un ambiente felice, un ambiente per far festa, per gioire insieme. Io appunto, come hai detto tu, sono entrato in banda praticamente dal momento che sono nato, dato che sono figlio d'arte, e non me ne sono mai pentito, perché ogni tanto sì, hai quei momenti magari un po' più di negatività, di delusione, ma durano talmente poco, e poi le feste sono talmente belle che non si può non andare via. Ai giovani posso dire: venite a provare, perché adesso con questo spettacolo abbiamo deciso di far vedere che siamo anche noi giovani nella banda e che siamo attivi. Abbiamo fatto questo esperimento, vediamo com'è andato, ma vogliamo far capire che i giovani ci sono, siamo pronti, siamo carichi e non vediamo l'ora di divertirci. Da un po' di anni hai il compito di, insomma, lasciare un segno nei ricordi della banda con la fotografia. È una passione che hai da quando? In realtà è nata quando avevo più o meno 3 anni, rubando le macchine fotografiche di mio padre. Poi, crescendo con gli anni, mi ci sono sempre più avvicinata. Difatti, come indirizzo di studi di superiori, ho fatto appunto fotografia. E come sono questi banditi? Sono bravi a farsi fotografare? Ti piace? Sì, 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 si prestano bene, insomma. Ancora uno sguardo all'ambiente. Nell'ambito dell'Ecoforum per l'economia circolare del Piemonte, Legambiente ha premiato i comuni piemontesi rifiuti free, ovvero con una raccolta differenziata superiore al 65% ed una produzione di rifiuti inferiore ai 75 kg annui per abitante. Anche quest'anno la città di Bra ha conseguito questo importante riconoscimento, confermandosi al vertice tra i comuni della regione con più di 10.000 abitanti, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari all'89,32%. È una produzione di secco residuo di poco superiore ai 72 kg annui pro capite. Si tratta di dati che hanno un valore ancora più marcato se si tiene conto di come la pandemia ha inciso sulla gestione dei rifiuti, diminuendo in tutto il paese la percentuale di raccolta differenziata e aumentando la produzione pro capite di rifiuto da avviare a smaltimento. Apriamo adesso la pagina sportiva con il calcio, in particolare con la vittoria ai mondiali dell'Argentina di Messi. I festeggiamenti si sono svolti anche a Cuneo da parte della comunità argentina che vive sul nostro territorio. L'Argentina è campione del mondo, ovviamente grande soddisfazione anche da parte della comunità argentina che vive sul nostro territorio. Sì, tanta gioia, tanta allegria che abbiamo vissuto noi due in famiglia, per nostra figlia con amici a Napoli. È stata una bella cosa vederla, sentirla con tanti tifosi argentini e napoletani che hanno tifato per l'Argentina, e poi festeggiare con tanti amici argentini in Piazza Galimberti è stata una bella cosa. Ecco, vi aspettavate un risultato del genere? Era difficile, ma eravamo lì con tanta gioia nel primo tempo, e poi è venuto lo che è venuto, e sempre con la speranza di arrivare all'obiettivo che siamo arrivati, per fortuna, per la terza volta. Ecco, è stata una partita al cardiopalma che vi ha fatto penare non poco. Totalmente. Abbiamo pregato a tutti, ai nostri familiari che sono lassù, i nostri familiari in Argentina, e abbiamo pregato ovviamente al nostro Diego Maradona con il cuore sempre in mano, in gola, e con tanta passione che noi argentini viviamo questa cosa del calcio e lo familiare, l'amicizia, e un popolo che ama questo,
che ama i colori argentini. E ovviamente a portare in alto i colori argentini è stato in particolare una persona che è Messi. Sì, veramente noi lo amiamo come argentino, come calciatore. Mancava questo, mancava la grande coppa, la grande chiusura dell'anno, la grande chiusura della sua carriera, che sicuramente lui continuerà avanti per alcuni anni, però l'abbiamo vinto e l'ha vinto lui, grazie a lui e a tutta la squadra, la selezione. Grazie, perché è stato veramente incredibile questo ultimo mese, e anche i nostri amici italiani che sono stati sempre vicini a noi per tifare, per appoggiare, una cosa bellissima, è una nostra famiglia qua in Italia. Ovviamente questo è un momento anche che ha rinsaldato e unito la comunità argentina qui in Italia. È stato un po' così, un po' di ritrovarci, di vedere visi conosciuti e anche altri, no? Vedere tutti con la maglia, con la bandiera, è stato come sentirsi un po' a casa, perché è duro vivere un momento così. Prima ti senti un po' da solo, ma poi te ne rendi conto che siamo in tanti alla fine. E anche, come ha detto Oscar, gli amici italiani ci fanno sentire in famiglia. Lei e suo marito siete in Italia da una decina d'anni, se non sbaglio, e avete portato qui sul nostro territorio una delle tradizioni principali dell'Argentina. Proprio così, noi siamo venuti qua quasi 10 anni fa per insegnare e ballare il tango argentino, e facciamo anche un po' lezioni di folklore argentino, e abbiamo una grande comunità che ci segue, e siamo parte anche di una grande comunità di tango dove ci sono anche altri insegnanti. Forse tanta gente non lo sa, ma c'è tantissima gente a Cuneo, in provincia, che balla il tango argentino con tanta passione. Vamos Argentina! Passiamo alla pallavolo. Il Monge Gerbaudo Savigliano non si ferma e c'entra al Pala Barbarezza la quarta vittoria consecutiva, superando al tie break il Volley Team San Donà nel 13° ed ultimo atto del suo quasi perfetto girone d'andata di serie A3 Credenbanca. 10° successo stagionale quindi per Savigliano, che arriva al giro di boa con sole 3 sconfitte. Ma il 2022 dei ragazzi di coach Lorenzo Simeon non finisce qui. Sabato 24 dicembre alle ore 18 è in programma al Pala San Giorgio di Cavaller Maggiore la prima giornata di ritorno, con i bianco-blu che attendono la gamma chimica Brugherio. E per il volley femminile, serie A1, parliamo della Cuna Grande a San Bernardo, che purtroppo non riesce ad imporsi su Busto Arsizio, perdendo per 3-7-1. Vediamo la sintesi nel prossimo servizio. La Cuneo Grande a San Bernardo non riesce a sfatare il tabù Work Arena e incappa nella 3ª sconfitta consecutiva dopo quelle con Milano e Scandicci. Le gatte partono bene e conquistano il primo set, poi nel secondo, dopo un buon avvio, si perdono e non riescono mai a prendere le misure a una devastante degradi. Nel terzo e nel quarto parziale le cuneesi lottano fino alla fine, ma sciupano troppo e non riescono a riaprire i giochi, pagando a caro prezzo le tante ingenuità, i 14 errori in battuta e i 17 muri subiti. Per le gatte è stata una partita di alti e bassi, con momenti in cui sono riuscite ad esprimere un ottimo gioco e momenti in cui invece hanno perso la concentrazione e di conseguenza l'efficacia del gioco. Rimane molto rammarico perché per 2 volte hanno ripreso la partita e poi non sono riuscite a concludere come volevano. La squadra è consapevole di dover lavorare tanto per limitare gli errori. La Cuneo Grande a San Bernardo rimane ferma a quota 13 in classifica e viene scavalcata proprio dall'Iwork Busto Arsizio, che supera anche Firenze e balza in 8ª posizione. Martedì 20 la formazione di coach Zanini tornerà in palestra per preparare il derby con la Igor Gorgonzola Novara di lunedì 26 alle ore 17, valido per l'ultima giornata del girone di andata. Sci alpino, la fortuna non sorride a Marta Bassino nel Super G che chiude il ricco weekend di Coppa del Mondo a San Moritz. Marta al via con il pettorale 19, parte alla grande ma sbaglia poco dopo il secondo intermedio ed esce facendo calare il sipario sulla sua prova. Un vero peccato visto le possibilità di podio evidenziate dai tempi della prima parte di gara. Successo per Micaela Schifrin prima davanti ad un'ottima Elena Curtoni e Roman Miradoli. Completano la top 10 Michelle Gisin e Sofia Goggia.
E ancora uno sguardo al volley con il volley maschile, serie A2, la Bama Acqua San Bernardo chiude il girone di andata perdendo il match con Reggio Emilia, i cuneesi non riescono a vincere in trasferta. Match combattuto al Palabigi con i bianco-blu che vincono il terzo set, ma come da parziali in tutti si è sfiorata la riuscita. Un turnover tra le file cuneesi che dal terzo set vedono in campo Cardona, Lanciani e Lilli per Sant'Angelo, Sighinolfi e Bisotto. Per il Cuneo è un percorso, certe situazioni tecniche e tattiche non si risolvono da un giorno all'altro. L'importante è continuare a lavorare per provare ad avere in trasferta le stesse certezze che si hanno in casa, come ricorda il coach Giaccardi. Resta quindi l'amaro in bocca per non riuscire a vincere in trasferta, ma gli obiettivi della società piemontesi sono chiari e vincere solo in casa serve a poco. Hanno vinto da 3 punti tutte le squadre che stavano dietro a Cuneo, 3-0 di Porto Viro in trasferta su Ravenna, 3-1 di Castellana Grotte con Santa Croce e di Cantù su Grotta Zolina, ma in virtù delle partite che si dovranno recuperare, l'ottava piazza nella quale è scivolata la Bama Acqua San Bernardo è inattaccabile. Si chiude così il girone di andata per Cuneo, ora si attendono i risultati dei recuperi a calendario per il 21 dicembre, poi si scoprirà la griglia della Coppa Italia. La Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo sarà nuovamente al Palasport di Cuneo venerdì 23 dicembre alle ore 20 per la prima giornata del girone di ritorno contro Brescia. Sarà l'occasione per farsi gli auguri di Natale. Uno sguardo agli eventi Meno per Meno, il nuovo album di Nicolò Fabi verrà presentato al pubblico direttamente dal cantautore ad un incontro nella provincia in cui l'album è stato mixato, studio Rima Maia di Riccardo Parravicini. Il suo particolare tour di presentazione, iniziato il 2 dicembre, approderà nella città di Cuneo mercoledì 11 gennaio presso Open Baladen alle 18.30. L'album che Nicolò Fabi ha scelto di creare per i suoi 25 anni di carriera è un progetto uniforme e articolato allo stesso tempo. Meno per meno sono 10 canzoni in totale, 6 già edite e vestite per l'occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite nate grazie all'unione tra il mondo sonoro di Nicolò Fabi e quello dell'orchestra notturna clandestina diretta dal maestro Enrico Melozzi. L'incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Ed ora mandiamo in onda i vostri alberi di Natale e presepi, grazie per tutte le foto che sono arrivate in redazione, ricordate di scrivere il vostro nome e la città da dove scrivete, potete inviare le vostre foto al numero WhatsApp 375-629-3083 oppure inviare una mail a regia@telegranda.net, vediamo. Questo era l'ultimo servizio, prima di salutarvi vi ricordo che questa sera alle ore 21 andrà in onda una nuova puntata del Gran Galà della Musica. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.